Affossato il disegno di legge Zan, il controverso provvedimento contro la discriminazione e l'omotransfobia è stato bloccato al Senato. Il testo ora decade e potrà ricominciare il suo iter non prima di 6 mesi, ripartendo da zero. Gravi disagi e notevoli danni a Catania, colpita da un devastante nubifragio. Il capo della protezione civile nella città etnea per fare il punto della situazione per fronteggiare una prossima forte ondata di maltempo attesa nelle prossime ore. Il governo regionale delibera lo stato di emergenza. La Corte di Giustizia Europea condanna la Polonia a versare 1 milione di euro al giorno alla Commissione di Bruxelles per non aver sospeso la normativa nazionale polacca in contrasto con le direttive europee. Nel vecchio continente aumentano i bambini in povertà, sono 20 milioni, presenti anche nelle nazioni più ricche, oltre 1 milione in Italia, in Germania 1 su 4 è a rischio indigenza. Le fasce più esposte sono quelle di origine straniera. L'arte diventa terapia al centro oncologico del Policlinico Gemelli di Roma. Nel nuovo reparto di degenza, arte, natura e intelligenza fanno parte integrante della cura. Buonasera e bentrovati al TG2000. In apertura di giornale ci occupiamo del disastroso nubifragio che ha investito Catania, provocando gravi danni e notevoli disagi. La città fa la conta dei danni e trattiene il fiato in vista dei prossimi peggioramenti meteo attesi per le prossime ore. In diretta da Catania, l'inviato Massimiliano Cochi, a te. Dopo il nubifragio che ha letteralmente mandato sott'acqua Catania e alcuni paesi della provincia, provocando la morte di 2 persone, ricordiamo che c'è anche una terza persona, una donna di 61 anni che risulta ancora dispersa, ora, come dicevi tu Francesco, si guarda con preoccupazione alle prossime ore, perché si sta formando una perturbazione tra la Sicilia e Malta che nelle prossime ore, come ha detto il capo della protezione civile Fabrizio Curcio, si abbatterà con violenza ancora una volta sulla Sicilia orientale. Questo mentre la giunta regionale ha decretato lo stato di calamità e Catania si prepara a vivere quella di domani, che potrebbe essere un'altra giornata molto molto difficile. Oggi è arrivata la telefonata del capo dello Stato al sindaco di Catania, ha voluto esprimere il cordoglio per le vittime e la vicinanza alla popolazione che questa mattina si è scoperta ferita e molto spaventata, come raccontiamo nel servizio con il quale vi restituisco la linea. La pioggia ha concesso una tregua, ma i segni della piena che ieri ha attraversato la città sono tutti qui, assieme alla paura di chi, come Roberto, che è il titolare di questa pescheria, è rimasto intrappolato per ore senza via d'uscita. Che è stato una frazione di secondi, non so, l'acqua a fiume è arrivata. E niente, siamo rimasti intrappolati dentro perché il tempo che entravamo i banchi non abbiamo avuto più la forza di uscire, perché l'acqua si è alzata almeno 2,10 metri. Quanto siete rimasti intrappolati? Almeno 2 ore, dalle 12:30 fino alle 2:30. Stavamo facendo la fine dei topi. A raccontare la violenza dell'acqua sono i video diffusi sui social. Questa è Piazza del Duomo e le pesanti fioriere portate via sono quelle del bar del signor Rocco. L'acqua è entrata quasi 60 centimetri dentro. Qua fuori non si poteva uscire, tutte le piante se le ha portate tutte, in pescheria, tutti. La tregua del maltempo ha dato la possibilità di recuperare quello che è possibile recuperare e fare una prima conta dei danni, che sono pesantissimi. Attrezzature, merce buttata, se no ci saranno un 50-100.000 euro di danni. In piazza dell'Università una sala operativa mobile dei Vigili del Fuoco raccoglie e smista le richieste di aiuto che arrivano a centinaia. Appartamenti allagati, alberi su strada, prosciugamento in genere come cantinati. Al termine di un vertice in prefettura con il capo della protezione civile, il sindaco di Catania, Salvo Pogliese, ha deciso la chiusura domani e dopodomani di scuole, uffici pubblici e di tutti gli esercizi commerciali non necessari. La raccomandazione resta quella di evitare gli spostamenti non necessari, perché le previsioni dicono che le condizioni meteo peggioreranno ancora e Catania si prepara come può. Sono ore di febbrile attività per il governo. Il Consiglio dei Ministri approva il nuovo decreto Recovery Plan e intanto si lavora alla manovra di bilancio che fa discutere non solo le forze di maggioranza ma anche le parti sociali. Sentiamo Augusto Cantelli.
Via libera del Consiglio dei Ministri al decreto con le misure urgenti per l'attuazione del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza e la delega sulla disabilità. Nel testo del provvedimento sono 2,4 miliardi che con la leva salgono a 6,9 destinati al turismo, fondi anche per l'agricoltura, oltre che per la bonifica di Bagnoli e Taranto. Per le città metropolitane destinati circa 2 miliardi e mezzo. Il governo dunque, come promesso, accelera sul PNRR, mentre si riunisce la cabina di regia con i capi delegazione in vista del Consiglio dei Ministri di domani. Sul tavolo la legge di bilancio che divide i partiti e le forze sociali. Anche il secondo round del confronto governo-sindacati è andato male. Le posizioni restano distanti. I sindacati ribadiscono che nei prossimi giorni si valuteranno le forme di mobilitazione annunciate, compreso lo sciopero generale. Di fatto l'ipotesi di mobilitazione resta? Sì, assolutamente sì, aspettiamo di vedere quello che decide il governo e poi nei prossimi giorni, nelle prossime ore valuteremo le risposte. Anche lo sciopero? Noi siamo per parlare di mobilitazione, la mobilitazione comprende tutto, poi valuteremo livello e grado di risposta. Per Landini, Sbarra e Bombardieri restano insufficienti le aperture del governo che ha messo sul piatto la proroga di un anno di opzione donna e l'ape sociale estesa ad altre categorie di lavori gravosi. Draghi dunque tira dritto per l'approvazione della legge bilancio ma senza la riforma delle pensioni. Stop al Senato, al DDL Zan contro la discriminazione e l'omotransfobia. Fallita ogni mediazione, il controverso provvedimento che era stato approvato alla Camera è stato affossato in Senato e si riparte da zero. Per Luigi Vito. Chiaro, chiusa la votazione. Il Senato approva. La tagliola è scattata. Il Senato, con 154 voti a favore, ha approvato, a scrutinio segreto, la richiesta presentata dal leghista Calderoli per affossare il DDL Zan. A questo punto il controverso testo contro l'omotransfobia decade e potrà ricominciare il suo iter non prima di 6 mesi, ripartendo da zero. PD e 5 Stelle, insieme alla galassia delle associazioni gay e gender fluid, parlano di un giorno nero per la democrazia e i diritti civili. Oltre alla delusione, monta la rabbia per i voti dei 16 franchi tiratori che mancano all'appello. Il problema è che appunto il fatto che alla Camera c'è stata una grande maggioranza, una forte maggioranza che si è sfilata poi al Senato, è chiaro che questo ha portato al risultato che ha portato. Sul versante opposto, centrodestra e Italia Viva rinfacciano agli altri partiti l'ostinazione con cui si sono opposti alle modifiche al DDL. I nodi controversi erano legati agli articoli 1, 4 e 7 riguardanti il concetto di identità di genere, le ambiguità sulla perseguibilità delle opinioni e i vincoli per le scuole, comprese le paritarie, a trattare i temi gender. Soddisfazione è stata espressa da Pro Vita e Famiglia, che parla di una vittoria per la democrazia, la libertà di opinione e di coscienza e la libertà educativa. Siamo contentissimi perché numerosi parlamentari, senatori, anche deputati, e direi anche in maniera molto trasversale, ci hanno ascoltato e hanno capito che effettivamente non era una questione di discriminazione. Ora il punto sul Covid. La campagna vaccinale sta proteggendo più di 46 milioni e mezzo di italiani, oltre l'86% della popolazione over 12. Ma l'obiettivo per il commissario Figliuolo è quello di arrivare al 90%. E poi si continua a parlare della necessità di una terza dose. Gli aggiornamenti da Letizia Davoli. L'obiettivo ora è arrivare al 90% di italiani immunizzati. Ad annunciare la prossima tappa della campagna vaccinale è lo stesso commissario all'emergenza, generale Figliuolo, che saluta il ritorno ad una vita quasi normale, forte di numeri nei quali in piena era Arcuri nessuno avrebbe sperato. In 8 mesi sono stati vaccinati 46 milioni e mezzo di italiani, pari all'86% della popolazione over 12, dati che pongono l'Italia molto al di sopra della media europea. Negli ultimi giorni però i numeri nei contagi mostrano un seppur lieve aumento, tipico però della oscillazione settimanale. 4.500 oggi nuovi positivi contro i 4.000 di ieri, con un calo nel numero dei tamponi che porta con sé un matematicamente ovvio aumento nel tasso di positività. Si confermano stabili i posti occupati negli ospedali, così come i decessi pari a 50. Dati che fanno intravedere l'uscita dal tunnel, ma ora, come ha ribadito Figliuolo, è necessario consolidare il KO al virus sia con le cure, che stanno dando risultati promettenti, che con la terza dose,
la cosiddetta dose booster di vaccino, quella che dovrebbe rinforzare ulteriormente le difese immunitarie. Somministrata per ora ai fragili agli over 80, è arrivato il momento di pensare agli over 60. Alcune regioni, come la Lombardia, stanno già convocando chi ha ricevuto la seconda dose non prima di 6 mesi fa e da più parti si chiede l'accesso alla dose booster non solo per il mondo della sanità, ma anche per quello della scuola, per poi arrivare nel 2022 alla terza dose per chiunque over 12 voglia richiederla. E a proposito di Covid, la città di Trieste è diventata anche suo malgrado la capitale della protesta contro il Green Pass e ne sta pagando le conseguenze sotto il profilo dei contagi anche dal punto di vista economico. Siamo andati a vedere che aria tira con l'inviato Fabio Bolzetta, collegato con noi in diretta. A te la parola, Fabio. Buonasera da Piazza dell'Unità, uno dei simboli di Trieste, città di frontiera al confine del nord-est dello Stivale, ma divenuta, come dicevi da studio, baricentro della protesta. Oggi si è svolta una nuova manifestazione contro il Green Pass, hanno sfilato 2.500 persone secondo la questura, 3.000-4.000 secondo invece gli organizzatori, appoggiati dal coordinamento 15 ottobre. Il cui portavoce Stefano Pozzar chiede al governo un passo indietro sull'obbligo di certificato verde per lavorare, uno scenario impensabile, soltanto da immaginare, come viene rifiutata anche l'eventuale concessione della gratuità dei tamponi per i lavoratori. Oggi nuova manifestazione dunque, domani un'altra la seguiremo nel pomeriggio per una protesta che dal nucleo dei portuali si è aperta e ha di fatto coagulato diverse anime del movimento No Vax. E se per l'ordine pubblico preoccupano le infiltrazioni nelle manifestazioni, sul fronte della salute pubblica a preoccupare è l'impennata dei contagi. 4 nuovi portuali sono risultati positivi e i casi 155 a Trieste sui 265 in tutta la regione, questo soltanto nelle ultime 24 ore. Dunque questa è la grande preoccupazione di fronte anche a un danno possibile economico per il trasporto dei passeggeri e del trasporto anche delle merci qui a Trieste. Ne abbiamo parlato con il professor Romeo Danielis, docente di economia industriale dei trasporti presso l'Università degli Studi di Trieste. Lo ascoltiamo e poi la linea da Trieste tornerà sino a Roma. Professore, quali sono gli effetti sull'economia di Trieste di queste proteste? Ma sicuramente c'è stato qualche effetto sull'attività portuale, no? Insomma, questa è la parte più interessante, più significativa, perché diciamo, i lavoratori portuali, che sono questa occupazione molto simbolica per Trieste, hanno voluto manifestare cercando di limitare un po' le attività portuali. Sui passeggeri invece c'è stato un impatto, perché alcune navi crociera, diciamo, hanno cancellato la tappa triestina, però come vediamo questo è ripreso. E quindi direi che impatti di breve periodo forse ce ne sono stati, abbastanza contenuti, ma non dovrebbero tradursi in impatti di lungo periodo, né impatti sulla reputazione di efficienza del porto di Trieste. Quello che invece forse è più preoccupante è l'impatto sulla diffusione di contagi, in parte legato alle manifestazioni, non completamente, però diciamo le manifestazioni assieme alle mancate vaccinazioni, purtroppo i contagi stanno raddoppiando e questo veramente rischia di avere degli impatti molto rilevanti su delle ospedalizzazioni, sull'assenza del luogo del lavoro, sulla riduzione delle attività scolastiche e quindi un impatto economico sulla città rilevante. Andiamo all'estero. Dal prossimo 1° novembre Israele riaprirà ufficialmente i confini ai turisti. Tornano quindi i pellegrini in Terra Santa e tra questi un gruppo di italiani incontrati dalla nostra corrispondente a Gerusalemme, Alessandra Buzzetti. Vediamo. Si godono finalmente il panorama di Gerusalemme. Sono appena in 10 tutti italiani, tra i primi pellegrini a tornare in Terra Santa. Dal 1° novembre Israele riaprirà ufficialmente i confini ai turisti, non più di 2.000 al giorno, vaccinati o guariti dal Covid a meno di 6 mesi. Un tampone 72 ore prima della partenza e uno all'arrivo all'aeroporto di Tel Aviv. È complesso, ci sono tante procedure, ma è fattibile. Dopo la prima esperienza è più facile poi anche sapersi muovere, perché come tutte le cose nuove ci vuole sempre un po' di esperienza.
Tra i pionieri post pandemia ci sono Enrico e Luisella, 75-70 anni, per la prima volta in Terra Santa. Ho compiuto 70 anni e i nostri figli ci hanno regalato questo, però prima della pandemia, quindi subito dopo la prenotazione si è bloccato tutto e quindi abbiamo dovuto rimandare. Mi ha impressionato tantissimo la Palestina. Ho ancora negli occhi una bambina dei beduini a piedi scalzi che camminava in mezzo alle rocce per venderci quei braccialetti, quelle cose. Ho ancora in mente il suo sorriso. Caterina al suo terzo pellegrinaggio, ma i luoghi santi deserti non li aveva mai visti. È un'atmosfera surreale. E per un fedele è una, io penso, un'occasione unica e irripetibile, però poi ovviamente ci sono emozioni contraddittorie, no? Perché sappiamo benissimo che per la gente che sta qua non avere turisti è il peggio che possa succedere. A soffrire di più sono i palestinesi al di là del muro. Quasi la metà dei cristiani di Betlemme vive dell'indotto dei pellegrinaggi, sceso del 90%. Dal 6 novembre sarà permesso ai turisti pernottare nei territori, ma le autorità di Tel Aviv hanno ulteriormente ridotto la lista delle agenzie autorizzate ad operare e sono tutte israeliane. Ma c'è anche il tema della speranza, e la speranza la si dà attraverso una presenza, a far vedere che sono sempre nei nostri cuori. Noi non possiamo permetterci che la Terra Santa rimanga senza cristiani. In Vaticano è cominciata da qualche giorno la somministrazione della terza dose del vaccino anti-Covid. Tra i primi a riceverla Papa Francesco, che a dicembre compirà 85 anni e quindi rientra in una categoria considerata anche in Vaticano come prioritaria per la vaccinazione. Tra i futuri impegni del pontefice c'è anche un viaggio in Canada nel contesto della questione indigena. Bergoglio infatti si è detto disponibile ad accogliere l'invito dell'Episcopato del paese nordamericano impegnato nel processo di riconciliazione con i nativi. Prossimamente saranno ufficializzate le date della visita. E questa mattina all'udienza generale Francesco ha parlato della tentazione dei nuovi fondamentalisti di chiudere la vita cristiana in una lista di rituali e precetti. Il servizio di Cristiana Caricato. Prendiamo il crocifisso tra le mani, teniamolo stretto al cuore. Papa Francesco continua la sua riflessione sulla lettera ai Galati di San Paolo e oppone ad un cristianesimo fatto di rituali e precetti la consegna al Dio dell'amore. Il rischio ancora oggi è la ricerca di sicurezze religiose piuttosto che di Dio vero e proprio. Questa è la tentazione dei nuovi fondamentalisti, no? Che coloro che sembra che la strada li fa paura di andare avanti e vanno indietro perché si sentono più sicuri. Cercano la sicurezza di Dio e non il Dio della sicurezza. Il Papa ricorda che è lo Spirito Santo a cambiare il cuore degli uomini e a guidare la Chiesa. È sempre lo Spirito ad alimentare la vita cristiana, anche nella lotta spirituale tra le opere della carne, pratiche magiche, invidia, gelosia, discordia e i frutti dello Spirito. Amore, gioia, pace, magnanimità e fedeltà. Obbedire allo Spirito è la sfida delle comunità di oggi, troppe volte tentate di accogliere con una mole di precetti e comandamenti. Noi stessi, i preti, o i vescovi, facciamo tanta burocrazia per dare un sacramento, per accogliere la gente, che la gente dice no, questo non mi piace, se ne va. Solo l'amore attrae il cuore dell'uomo, conclude il Papa. Poco prima aveva benedetto le campane, voce dei nonnati, iniziativa di una fondazione polacca per annunciare il Vangelo della vita e destare le coscienze. Salutando i pellegrini del paese, Francesco torna a difendere la vita dal concepimento fino alla morte naturale. Affido alla vostra preghiera ogni bambino concepito, la cui vita è sacra e inviolabile. Benedico di cuore. 50 anni di Caritas al servizio dei poveri e della Chiesa. L'organismo pastorale caritativo della CEI ha realizzato una ricerca sul sistema sociale cattolico nel nostro paese. Nicola Ferrante. 50 anni di Caritas italiana, un anniversario che ricorre nel bel mezzo di una crisi profonda come quella aggravata dalla pandemia. 5 decenni dalla parte degli ultimi, una schiera, lo dicono i numeri pubblicati in questi giorni, cresciuta fino a toccare in Italia quota 2 milioni. Non hanno di che mangiare, né riescono a pagare le bollette, per tutti loro la Chiesa c'è, sempre al fianco. Così nasce la ricerca dal titolo Dentro, il welfare che cambia. Può essere utile per così avere coscienza di come
come la Chiesa ha contribuito in questi 50 anni, sia dal punto di, diciamo, al sistema di welfare, sia dal punto di vista dei servizi e delle prestazioni offerte, ma anche come attività di studio, di ricerca, di tutela delle fasce deboli. Per il direttore di Caritas Don Francesco Soddu, intervenuto online, l'azione della solidarietà della Chiesa italiana oggi non è tenuta sufficientemente in debita evidenza dal decisore politico e così la cultura del dono rischia di finire per essere svilita quasi a tappabuchi delle carenze dello Stato. Lo scenario della pandemia pone allora un'urgenza. Rafforzare gli strumenti di tutela per i più poveri, perché evidentemente la pandemia ha creato nuove sacche di povertà e fenomeni di disuguaglianza molto forti. Va sicuramente rivisto lo strumento del reddito di cittadinanza, ma in senso appunto di colmare le lacune e i vuoti, ma non certamente abbandonato uno strumento che rappresenta la possibilità di dare futuro e prospettive a ogni persona di questo paese. E nella ricca Europa ci sono 20 milioni di bambini in povertà. Nel nostro paese oltrepassano il milione. A lanciare l'allarme Save the Children. Sentiamo Barbara Masulli. Quando si parla di povertà infantile, il pensiero va ai paesi sottosviluppati e invece a vivere in condizioni difficili sono anche molti bambini europei, 20 milioni, stando allo studio di Save the Children, che prende in esame 14 stati, di cui 9 dell'Unione e 5 extra UE. L'Italia purtroppo non è da meno. Da noi nel 2020 si contano 200.000 bambini in povertà assoluta in più rispetto all'anno precedente. Anche la Germania non se la passa bene, nonostante sia uno dei paesi più ricchi al mondo. Qui un minore su quattro cresce a rischio povertà. In Spagna e Romania invece uno su tre vive al di sotto della soglia di povertà. Se poi si prendono in esame i Balcani occidentali, la situazione è peggiore. In Albania, Bosnia e Erzegovina, ad esempio, i tassi di povertà minorile variano dal 50 al 30%. I più esposti sono i bimbi che vivono all'interno di famiglie numerose o con un solo genitore, ma anche i figli di migranti, chi ha una disabilità, chi appartiene a una minoranza etnica o chi vive in aree rurali o periferiche. Povertà non vuol dire solo avere poco da mangiare o mangiare male, molto frequenti la malnutrizione cronica infantile e l'obesità, ma anche non avere accesso all'istruzione, servizi educativi, vivere in alloggi non adeguati o sovraffollati o essere a rischio sfratto. Per questo spesso viene compromessa anche la salute mentale dei bambini. Sta alle forze politiche mettere in atto delle pratiche per porre fine alla povertà minorile e all'esclusione sociale nel vecchio continente. La Corte di Giustizia dell'Unione Europea ha inflitto alla Polonia la multa di 1 milione di euro al giorno per non aver sospeso la normativa nazionale polacca in contrasto con le direttive europee. Luciano Piscaglia. 1 milione al giorno è la salata multa che la Polonia deve pagare alla Commissione europea da oggi e fino al giorno in cui accoglierà le disposizioni dell'Unione, che contesta all'esecutivo polacco guidato dal leader di estrema destra Mateusz Morawiecki l'istituzione nel febbraio 2020 di una sezione disciplinare della Corte Suprema polacca di nomina governativa. Una decisione subito contestata dalla Commissione europea perché è ritenuta una grave violazione del diritto comunitario, che non ammette nei paesi membri il controllo della magistratura da parte del potere politico. Il ricorso presentato nell'aprile scorso dalla Commissione europea è stato accolto a luglio dalla Corte di Giustizia dell'Unione, che di fronte al mancato rispetto dell'ordinanza ha deciso oggi di sanzionare Varsavia per evitare, si legge nell'ordinanza, un pregiudizio grave e irreparabile all'ordine giuridico dell'Unione europea, nonché ai valori sui quali l'Unione è fondata, in particolare quello dello Stato di diritto. Una decisione che avrà serie conseguenze politiche, anche perché entra in aperto conflitto con la recente sentenza della Corte Costituzionale polacca, che ha messo in discussione il primato del diritto comunitario, stabilendo che ogni atto normativo dell'Unione Europea, per essere applicato in Polonia, deve essere conforme alle leggi di Varsavia. L'organizzazione della magistratura, ha dichiarato Piotr Müller, portavoce del premier polacco, è di competenza esclusiva degli Stati membri. La via delle punizioni e dei ricatti verso il nostro paese, ha concluso, non è quella giusta. C'è anche un giardino verticale, pensate, nel nuovo reparto di degenza presso il centro di radioterapia oncologica del Policlinico Gemelli di Roma. La natura insieme all'arte e all'intelligenza artificiale diventano così parte integrante della terapia per tutti i pazienti. Ce ne parla Luigi Ferraiuolo.
alle pareti foto dei monumenti più belli d'Italia o quadri di pregio. Nei monitor delle stanze, documentari e grandi film o concerti. Si presenta così il rinnovato reparto di radioterapia oncologica del Gemelli a Roma, per essere accogliente con le persone che affrontano un cammino difficile come la cura di un tumore. È una sfida per mettere l'arte al servizio della cura. Noi sappiamo che il paziente oncologico è un paziente che ha dei grandi disagi perché ha tante paure dentro il cuore e queste paure per poter essere affrontate hanno bisogno di un linguaggio che è di prossimità, che è fatto dalla vicinanza dei medici curanti ma anche da una bellezza. L'idea alla base del progetto è quella di rivestire di bellezza in tutte le sue declinazioni i trattamenti oncologici di ultima generazione. È una grande intuizione introdurre l'arte, la possibilità di diffondere attraverso gli strumenti digitali l'arte a supporto dei pazienti in un momento di difficoltà nella loro vita, quindi è veramente una cosa straordinaria che credo sarà imitata da molti altri ospedali in Italia e nel mondo. Il cuore del progetto, Art for Art, è la terapia digitale, ovvero una piattaforma che consente di personalizzare l'ambiente dove il paziente riceve le sue cure e tenerlo sempre in contatto con i medici. Ambasciatore dell'iniziativa sostenuta da molti privati per le spese è l'imprenditrice della moda Lavinia Biagiotti. Bellezza che può e deve contribuire a un senso di rinascita dopo una pandemia, ma soprattutto dopo le grandi prove che ciascuno dei pazienti che qui dentro si trova ad affrontare. E vi ricordo l'appuntamento di questa sera con il Rosario. TV 2000 trasmetterà la preghiera dal Santuario della Madonna della Salute a Taranto, ideale conclusione della 49esima settimana sociale dei cattolici italiani. Si inizia alle 20:50, a guidare la meditazione sarà Monsignor Filippo Santoro, Arcivescovo di Taranto. Facciamo solo una breve pausa, torniamo tra pochissimo con il telegiornale. Torniamo al telegiornale con una notizia dall'Australia che dopo ben 18 mesi si aprirà ed eliminerà il divieto per i suoi cittadini di viaggiare all'estero, divieto che era stato imposto a causa della pandemia. Entro la fine dell'anno saranno aperte le frontiere a lavoratori qualificati e a studenti stranieri. La decisione del governo australiano è stata presa in seguito all'alta percentuale di adulti che hanno completato il ciclo vaccinale, percentuale vicina all'80%. È tutto, grazie per essere stati in nostra compagnia. L'appuntamento con il telegiornale torna alle 20:30. A più tardi, arrivederci.